sta succedendo? Oddio, Lily! Sono qui! Dove sei? Oddio, è di sopra! Arrivo, Lily! Resisti! Sono qui, Lily! Sono qui! Lily! Vieni fuori! Lily! Dove sei? Sono qui! Papà è qui! Non eri qui per me, papà. Kidman. Ciao, Sebastian. È passato di tempo. Sono 3 anni. 3 anni che continuo a cercarti senza sosta. E pensavi di trovarmi sul fondo di una bottiglia? È così? Che cosa ci fai qui? Dannazione! Non mi hai trovata perché loro non l'hanno permesso. Calmati, Sebastian. Sapevi che cosa sarebbe successo in quell'ospedale, vero? Dimentica ciò che è successo al Beacon. Lascia perdere. Mi ricordi tanto quello psicologo che mi hanno obbligato a incontrare? Ma lui non aveva le risposte. Tu sì. Mi devi parlare della Mobius. Sono venuta per questo. Lily è viva, Sebastian. Lily è morta! Ho letto il verbale della polizia! Sono stato al funerale! Possiamo riscrivere la storia, se vogliamo. Inscenare una morte è facile. Pensi davvero che mi sia fatta viva soltanto per mentirti? Lily è ancora viva. Ed è con noi. Ma è in pericolo. Abbiamo bisogno di te per salvarla. Salvarla? Che cosa le avete fatto? Cazzo, non devi toccarmi.
Speravo avresti accettato volontariamente, Sebastian. Ma non abbiamo tempo per queste stronzate. Devi aiutarci. Lily ha bisogno di te. Sebastian. Sei sveglio? Bene. Già. Ottimo. Dove siamo? Sei in una delle nostre strutture. Così questa è l'onnipotente Mobius, eh? Attento a ciò che dici. Non sai quanto sono potenti. Già. Così potenti da rapire un ex poliziotto depresso per chiedergli aiuto. Il tuo senso dell'umorismo non è cambiato. Basta con le stronzate! Dov'è Lily? Pazienza. Le risposte che cerchi sono qui. L'incidente del Beacon Mental Hospital è stato un increscioso intoppo. Ma abbiamo usato la conoscenza acquisita per creare uno stem nuovo e migliorato. Cosa c'entra mia figlia in tutto questo? Immagini milioni di menti connesse tra loro. La felicità di uno è la felicità di tutti. Questa macchina, questo miracolo, donerà grandezza alla nostra specie. Avevamo bisogno di una mente pura e immacolata, in grado di supportare migliaia di personalità. La mente di una bambina innocente. Avete connesso Lily a quella macchina? Sua figlia è davvero speciale. Il soggetto nucleo più stabile che abbiamo mai analizzato. Grazie a lei, il nuovo stem è stato un successo strepitoso. Fino ad ora. Poco più di una settimana fa, Lily è sparita. Ha smesso di inviare segnali. E lo stem ha iniziato a collassare. Pensavamo che fosse riparabile. Un semplice guasto. Così abbiamo inviato una squadra di operatori Mobius. Ma abbiamo perso il contatto e ora lo stem non funziona. Ci rifletta, signor Castellanos. Io le sto dando un'opportunità. Non solo di riabbracciare sua figlia, ma di salvarle la vita. Qualcosa che non è riuscito a fare in passato. Può salvarla o lasciarla morire. La scelta è sua. Buona fortuna, Sebastian. E ti prego, cerca di collaborare con i membri della squadra che incontri. So che non ti fidi di noi, ma hanno il tuo stesso obiettivo. Esatto. Lavoro meglio da solo. Ricordati di contattarmi quando trovi Lily, così possiamo avviare il processo di estrazione. Sarò qui fuori ad aspettarti. Mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. Sei pronto? Fai attenzione, Sebastian. Contiamo su di te. Ingresso nello stem tra 3, 2, 1. Oh! Oh!
Beh, dove sono? Papà! Papà, aiutami! Arrivo, Lily! Papà! So che è dura da accettare, Maya. Ma la nostra piccolina non c'è più. No, non lo accetterò mai. Se non vuoi aiutarmi, scoprirò da sola la verità. Dove diavolo mi trovo? Detective, c'è una chiamata. A tutte le unità 1199, salve copertura, codice 3, Beacon Mental Hospital. Kidman? Ma cosa? Torna in te, Sebastian. Ce l'hai fatta, sei dentro. Come ti senti? Malissimo. Come dopo una brutta sbornia. Tranquillo, passerà appena la tua mente si sarà ambientata. Sei in un'area separata dal sistema principale. È così che riusciamo a restare in contatto con te. Questo posto è la tua stanza. È un'area sicura creata attingendo ai tuoi ricordi. I miei ricordi, eh? Se è così, dove sono mia moglie e mia figlia? Sembra il mio vecchio ufficio al Dipartimento di Polizia di Crimson City. È stato il tuo subconscio a ricrearlo. Dovresti chiedere a te stesso dove sono. Veniamo al dunque. Abbiamo inviato delle informazioni alla tua stanza. Vedi qualcosa di poco familiare? Ci sono delle foto di operatori della Mobius. La vostra squadra dispersa, immagino. Esatto. Informaci se riesci a trovare qualcuno. Sei il nostro unico contatto all'interno dello STEM. Anche loro cercano Lily e sono bloccati a Union. Union? Lo STEM è stato progettato per riprodurre una cittadina chiamata Union. Ok. Quindi anche ai vostri esperti serve aiuto, eh? L'unico che può farlo sei tu. Grazie della vostra fiducia, ma sono qui solo per trovare Lily. Ci sono altre informazioni. Controllale prima di andartene. Lily, la tua squadra e ora io. Siamo tutti bloccati nello STEM. Non capisco perché non possiate semplicemente disconnetterli e svegliarli. Non funziona così. Senza un nucleo siamo tagliati fuori dal sistema. Disconnettere qualcuno dallo STEM ora significherebbe ucciderlo lasciando la sua coscienza intrappolata all'interno. Grandioso. La Mobius ha davvero degli ottimi piani B. Non credo che constatare l'ovvio ci aiuterà, Sebastian. Devi trovare Lily, altrimenti lei, tu e chiunque altro lì dentro morirete. Baker, capo squadra, è il primo che devo trovare. Hoffman. Psicologia e sorveglianza. Sarà guardinga. Sykes. Un tecnico. Ma avrà un addestramento di base.
O'Neill. Probabilmente non si aspettavano guai se hanno inviato tutti questi tecnici. Harrison, specialista di combattimento, eh? Dovrebbe sapersela cavare. Union, eh? Una tipica cittadina americana. Esatto, è per far sentire a proprio agio i soggetti dei test. A proprio agio. L'esatto opposto del Beacon. Ciò che è successo era fuori dal nostro controllo. Non mi sembra che questa volta la situazione sia diversa. Ascolta, non ho idea di cosa troverai laggiù. Se vuoi informazioni ti consiglio di parlare con la gente del posto. Sai, no? Passare il terreno, come mi hai insegnato tu tempo fa. Non sei mai stata una detective, Kidman. Anche tu ormai non sei più un detective. Ma cerca di scoprire qualcosa, ok? Lily aveva fatto questo disegno. È bruciato insieme al resto della casa. Il mio primo encomio. Sembra una vita fa. Forse perché lo è. Un gatto. Non ricordo di aver avuto un gatto. Un proiettore. Da quali ricordi affiora? Dalle elementari? Kidman, ci sei? Sempre. Non mi avresti detto nulla di Lily se il tuo macchinario non fosse andato a puttane. Avrei passato il resto della mia vita a disperarmi, a te non sarebbe importato. Mi importava, ma non potevo dire nulla. Mi avrebbero ucciso. Non so se ti credo. Perché dovrei mentirti? Per manipolarmi. Per farmi combattere come un bravo soldatino. Mi hai mentito in passato. La nostra amicizia si basava su una bugia. Non puoi capire finché non perdi la tua famiglia. Non ho mai avuto una famiglia da perdere. Solo due persone che mi hanno messo al mondo e trattato come un peso, invece che una figlia. Meglio aver amato e perso. È questo che intendi? Forse. Almeno tu hai avuto persone che tenevano a te. Già. Grazie, Micio. Uno specchio, come al Beacon. Deve essere l'uscita. Perché la mia mente non crea porte normali?
Ci risiamo di nuovo. Attraverso lo specchio. Che c'è, Lily? La mia bambola si è rotta. Tranquilla. La mamma può sistemarla. Può sistemare tutto. Sebastian, cosa c'è? Stai bene? Ho una famiglia meravigliosa. Una moglie incredibile, bella, intelligente. Come potrei non stare bene? Vieni qui, Myra. Lavori troppo, Sebastian. Tu stai delirando. Sei sicuro di non esserti preso qualcosa? È il posto giusto. Diavolo. Uno dei membri della squadra, Baker.
caposquadra. Un proiettile dritto in testa. Sadico. Chiunque sia stato deve essersi divertito. Qualcuno ha cercato di bloccare il passaggio. Pronto? Merda. Quello chi era?
aiuto! Aiutatemi! Ehi! Cazzo! Ma che succede qui? Cos'è stato? Merda. Quello chi cazzo era? Con il tizio della squadra di ricerca. Devo trovare il modo di andarmene.
Thank you.
Oh. Ma che diavolo? Merda, sono in trappola. O forse no. Dannazione. E quello che cazzo è? Non lo sento. Ci credo. No.
Ok, ma che cazzo succede qui? E adesso dove sono? Dov'eri quando avevo bisogno di te? Forse questo è il posto giusto. Lady, spero che tu sia qui.
cosa mi sono cacciato. Kidman. Sebastian, dove sei stato? Ti abbiamo perso. Non lo so, ma di certo non era una cittadina pittoresca. Sta succedendo qualcosa di terribile qui. Baker è morto. C'è un killer a piede libero qui e che fa cose proprio come al Beacon. Ma dove cazzo mi avete mandato? Non ne ho idea. Da qui non vediamo niente. Era il caposquadra. Il fatto che sia morto non lascia presagire nulla di buono per gli altri. Tieni gli occhi aperti. Più informazioni raccogli, più potrò aiutarti. Sì. Come no. Oh. Povero bastardo. Lasciato qui a marcire. Non temere, Sebastian. È una cittadina tranquilla. Già, troppo tranquilla. E là! Ehi! Deve avermi sentito. Meglio controllare. Ehi là! Pelle e ossa, devi mangiare. Mangia tutto. Devi mangiare. Pelle e ossa.
Kidman. Hai fatto in fretta? Scoperto qualcosa di nuovo? Sì. Ho scoperto che questo posto è come il Beacon. La gente si trasforma in creature. Merda, cosa diavolo è successo? Non lo so. Ma significa che Lily è in pericolo, non solo sparita. Sebastian. Risparmiatelo, Kidman. Tranquilla, la troverò. Succede. Ah.
Jill, muoviti! Membri della Mobius. Alcuni sono ancora vivi allora. Cazzo, ma quelle cose sono dappertutto. Devo entrare per avere informazioni da quel tizio. Bene. Speriamo che regga.
Non avvicinarti! Ok, sta calmo. Non sparare. Non voglio farti del male. Vedi? Abbassa la pistola. Sono dalla tua parte. Non sei della Mobius. Non sarai una di quelle cose, ma non significa che tu sia dalla mia parte. Hai ragione. Non lavoro per la Mobius, ma sono stati loro a mandarmi. Hai visto quei mostri là fuori, vero? Ciò che possono fare! Sì, le ho viste. Hai avuto la fortuna che il tuo partner si sia sacrificato per farti scappare. Non era il mio partner. Era solo un membro della sicurezza di Union. Proteggermi era il suo lavoro. Il mio è risolvere problemi tecnici. Morire qui dentro va oltre le mie mansioni. Non sono un soldato. Sono solo un tecnico. Lo so. Fermo! O sparo! Un soldato avrebbe tolto la sicura. Te l'ho detto. Sono dalla tua parte. Proviamo un'altra volta. Sono Sebastian Castellanos. Sono O'Neill. Liam O'Neill. Non sei della Mobius, ma ti hanno mandato qui. Perché? Sto cercando di ripristinare il nucleo. Come te. Ah sì? Beh, in bocca al lupo. Io ci rinuncio, me ne starò qui in attesa dell'estrazione. Non possono tirarti fuori. Almeno fino a quando non trovo Lily. Chi è Lily? Senti, siamo tutti bloccati qui finché non troviamo il nucleo. Puoi aiutarmi? Se mi stai chiedendo di seguirti là fuori, puoi scordartelo. Questo è un rifugio, perciò me ne sto qui, al sicuro. Ma forse ho una pista. Ho rilevato dei segnali sulla stessa frequenza del nucleo. Li stavamo cercando, ma ci hanno attaccati. Tieni, ascolta. Sembra una bambina, vero? Zitto! Era lei? Il nucleo? Credo di sì. Ma da quando siamo qui ho rilevato un sacco di segnali strani sul comunicatore. Per saperlo bisogna rintracciare la sorgente. E come faccio? Anche il tuo comunicatore può farlo. Appena uscirai, lo vedrai. Probabilmente rileverai anche altri segnali. Potresti seguirli per scoprire cosa... No. Prima il nucleo. È l'unico modo per uscire da qui. Come vuoi. Sincronizziamo i comunicatori. Così ti avverto se trovo qualcosa. Sì, ok. Male non fa, credo. Quindi siete qui dentro già da una settimana? È passato così tanto? Merda! Il tempo vola qui dentro. Doveva essere una passeggiata, un lavoro veloce. Tipo, a casa entro l'ora di cena. Ma non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Che vuoi dire? A volte capitano cose strane quando il nucleo si impalla, ma quello che succede qui va ben oltre. Questo posto è del tutto fuori controllo. Abbiamo usato l'emettitore di campo stabile, ma non funziona come previsto. Cos'è l'emettitore di campo stabile? Se la Mobius ti ha mandato qui, dovresti conoscere queste cose. Eravate in cinque nella squadra? Sì, oltre alla sicurezza che era già qui per aiutarci. Siamo in cinque nella squadra di ricerca. Un momento, hai detto eravate? Ho trovato Baker. È morto. Oh, non mi sorprende. Ha rilevato un segnale potente ed è andato ad indagare. Gli ho detto che dovevamo aspettare l'estrazione e fare rapporto, lasciando il lavoro pericoloso a qualcun altro. Ma era il caposquadra e non ha voluto darmi ascolto. Lui era il più coraggioso. C'è una linea molto sottile tra coraggio e follia. Già. Così come quella tra prudenza e codardia. Come ti pare, di certo non sono felice che sia morto. Per chi mi hai preso? Spero che gli altri stiano bene. Ti avverto se trovo qualcun altro. Lo faresti davvero? Grazie, lo apprezzo molto.
Fuori è più pericoloso di quanto mi aspettassi. Sai dove posso trovare armi e rifornimenti? Sì, ti stavo per dire di un segnale, ma non mi hai lasciato finire. Bene, ti ascolto. Ho sentito due membri della squadra di sicurezza della Mobius parlare di depositi di armi. Puoi provare a seguire il segnale. Forse possono aiutarti. Ci penserò. Ehi, amico, sono solo. Mi servirebbe un po' di protezione. Forse se non avessi lasciato morire la tua scorta. Non importa. Imposto il segnale sul tuo comunicatore. Poi fai come credi. Non mi interessa. Quei mostri sono resistenti. Ci vogliono molte munizioni per farli fuori. Hai qualcosa di più potente? Non qui, ma in giro potrebbe esserci qualcosa. Il posto è stato progettato per essere tranquillo, ma Mobius e armi pesanti vanno a braccetto. Sai dove potrei trovare queste armi pesanti? Là fuori è un casino. Sarà difficile trovare armi pesanti ammassate in giro. Ma ho visto qualcosa di utile vicino a un corazzato qui fuori. Ti indico la posizione. Ma stai attento, ci sono un sacco di quelle cose in giro. Ci voleva.
Ma cosa? Che diavolo era? Cosa diavolo? Ehi! Slegatemi! Detective Castellanos, che piacevole sorpresa. Bentornato. Ancora tu? Cosa ci fai qui? Potrei farle la stessa domanda. In ogni caso è bello vedere un volto familiare. Anche se quel volto ha visto troppo orrore. La vedo stanco, detective, ma posso aiutarla a tornare in forma. Proprio come un tempo. Dimmi. Ah.
Vediamo se rilevo quel segnale. Sembra lontano, ma è l'unica pista che ho. Dio, spero che sia lì. Union continua a cadere a pezzi, non rimarrà molto da cercare. Devo trovare il segnale. Oh.
La canna è andata, ma il resto sembra ok. Mi servono dei pezzi per sistemarlo.
Merda!
Fa freddo. Tessera magnetica. Forse ora posso uscire. Immaginato tutto. No, quello era... Cos'era? Era reale o nella mia testa?
cercato, ma non credo. Non mi sento.